In questa giornata speciale vogliamo ricordarvi quanto speciali possiamo essere tutti i giorni. Ma soprattutto ricordare alle bambine di oggi, donne di domani, che possono essere ciò che vogliono, se lo vogliono. Vogliamo augurarvi e augurarci di essere sempre combattive, creative, coraggiose, ambiziose e testarde. Ambiziose, come Teresa Sarti, figlia di una casalinga di un idraulico che subito dopo la sua laurea in lettere si dedica all'insegnamento. Nel 1971 incontra Gino Strada, che all'epoca era uno studente di medicina, e lo sposa nel 1979, l'anno in cui avranno la loro unica figlia, Cecilia. Continua a insegnare, ma questo non le basta. Nel 1994 fonda Emergency con suo marito e ne diviene la prima presidente. Conduce progetti umanitari di cooperazione e sviluppo sanitari finalizzati alla costruzione e alla gestione di moltissimi ospedali, tra cui il primo centro cardiochirurgico di eccellenza in Sudan. Testarde bambine, come Luisa Levi, che durante la Prima Guerra Mondiale è infermiera volontaria presso la Croce Rossa Italiana di Torino. Nel 1920 si laurea in medicina con il massimo dei voti, ma incontra sempre maggiori difficoltà ad essere assunta nelle cliniche psichiatriche, dove vengono puntualmente assunti i suoi colleghi maschi. Nel 1932 riesce ad essere accettata nella casa di Grugliasco, dove resta fino all'emanazione delle leggi razziali. Nel secondo dopoguerra dirige prima il reparto medico-pedagogico di Villa Azzurra, poi l'ospedale psichiatrico. È il primo medico italiano ad occuparsi e preoccuparsi dell'educazione sessuale dei giovani, pubblicando un testo sull'argomento che ha fatto scuola per decenni. Combattive come Augusta Bassi, che laureatasi in giurisprudenza all'Università di Genova, inizia subito la sua carriera, prima come assistente, poi come docente, prendendo la cattedra di diritto della navigazione all'Università di Parma. Nota nei tribunali italiani come una delle principali e più agguerrite avvocate per la difesa dei diritti delle donne. Le sue arringhe, dirette e asciutte, rompono un muro di silenzio atavico sulla questione della violenza sessuale. È tra le fondatrici del Telefono Rosa e dirige la delegazione per l'Italia nei lavori preparatori della quarta conferenza mondiale ONU sui diritti della donna, svoltasi a Pechino nel 1995. Creative come Gaia Eulenti, che è stata per molti anni la designer italiana che ha portato all'eccellenza in un settore fortemente al maschile, quello dell'architettura. Vedeva l'architettura in stretta relazione ed interconnessione con l'ambiente urbano esistente, di fatto anticipando di mezzo secolo tendenze ed esigenze dell'architettura contemporanea. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso premio imperiale per l'architettura conferito dalla Japan Art Association di Tokyo. Coraggiose bambine come Matilde Serao, giornalista e scrittrice, che riesce a rompere con gli schemi e le convenzioni del tempo e a collezionare numerosi primati. È la prima donna italiana a fondare e dirigere due quotidiani che entreranno nella storia della stampa italiana, cioè Il Mattino e Il Giorno. Coraggiosa, irriverente verso la morale del tempo, inaugura un nuovo modo di fare giornalismo, inteso come vocazione, come impresa, come strumento di formazione e soprattutto come testimonianza. È candidata per 6 volte anche al premio Nobel per la letteratura. Ambiziose, testarde, combattive, creative, coraggiose bambine.